Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. E beh, arrivato il risultato delle controanalisi di Pogba, che sapete bene, tempo fa era stato ovviamente squalificato per testosterone, per aver assunto testosterone. Arrivato a questo punto, dopo le controanalisi, ancora stato chiarito che purtroppo è stato detto ed è stato ormai scoperto che Pogba ha effettivamente assunto quella sostanza. Quindi purtroppo ragazzi si squalifica, nel senso Pogba va incontro ad una squalifica di parecchi anni in realtà, che potrebbe essere ridotta se lui riesce a dimostrare che ha assunto quella sostanza in maniera non intenzionale, cioè se lui riesce da questo punto di vista a dimostrare che nell'assunzione del farmaco lui non è stato avvisato che ci fosse, oppure che non c'era una certificazione che testimoniasse la presenza di quella sostanza, allora lui potrà essere, diciamo, tagliato, e con la squalifica gli potrà essere tagliato. Tuttavia, questo credo che sia la fine del rapporto di Pogba con la Juve. Non c'è altro modo di parlarne, non c'è altro modo di discuterne. Io credo che siamo arrivati proprio a un punto in cui non si può discutere di niente. Quindi pian piano noi andiamo a parlare di questa situazione perché dobbiamo scoprire un pochino la verità qual è. Ok? Pian piano, cercando di rimanere calmi. Ovviamente semplicemente cosa dovete fare? Basta andare qua sotto, clicca su iscriviti, ovviamente mettere sempre un bel like al video, attiva la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, sono rimasto deluso da Pogba per tanti motivi. Io ti dico la verità, non ti posso dire bugie. Sono rimasto deluso da Pogba per una quantità incredibile di motivi, fra cui quella che un ragazzo di 30 anni, giovane, certo, perché a 30 anni sei un ragazzo, sei giovane, ma a 30 anni hai la maturità necessaria per capire quando tu stai facendo una cosa che non puoi, diciamo, un'azione, un qualcosa, stai assumendo qualcosa, stai bevendo qualcosa. Io credo che un medicinale con su sopra la scritta chiara per un atleta contenga testosterone, c'è scritto. Cioè, faccio fatica a pensare che Pogba non abbia avuto un'indicazione. Forse l'ha ignorata o forse non l'ha vista perché non è andato a leggere cosa conteneva quel determinato medicinale. Ma comunque un professionista dovrebbe avere la testa di capire che se uno devi assumere qualcosa, lo devi dire e lo devi comunicare. Due, devi anche leggere che cosa contiene quel medicinale, perché non è che tu vai a prendere qualsiasi, cioè che fai? Tu prendi un medicinale e non sai che cosa contiene, non vai a leggere la lista degli elementi, cioè non vai a fare nulla, basta, prendi e bevi direttamente. Di che cosa stiamo parlando? Come fa la Juve a mantenere il contratto di Pogba attivo se Pogba va incontro ad una squalifica? Molta gente dice no, Matt, ma tanto il contratto è comunque il minimo. Lui guadagnerà il minimo, non guadagnerà neanche 1 milione di euro all'anno, guadagnerà tipo 20.000, è una cosa del genere, pochissimo all'anno, potremmo aspettarlo finché non rientra. Io non so quanto sia normale sta cosa. Credo che Pogba abbia bisogno innanzitutto di lavorare su se stesso, di trovare se stesso, di cominciare comunque a capire un pochino quello che fa se stesso, e poi di andare effettivamente a parlare, a giocare di calcio. Perché attualmente, per come stanno le cose, Pogba è un giocatore che non può giocare a calcio neanche se sta bene, perché con la testa non c'è. E mi dispiace dirlo, perché io raramente dico queste cose, ma per me Pogba è stata una grandissima delusione. Per me Pogba è stata una delusione sotto tutti i punti di vista, umana, calcistica, fisica, sotto tutti i punti di vista. Perché in 2 anni qui Pogba non ha fatto altro che dare problematiche. Problematiche di tutti i tipi. Che fossero prima relative ad un infortunio che lui ha rifiutato di mettere in mano ai nostri medici per poi andare a ritardare, voglio dire, tutta la parte, la situazione relativa a il contesto, il doping, eccetera, eccetera, tutto in 2 anni. Questo qui non ha fatto altro che creare situazioni non semplici. E allora ti posso dire, da questo punto di vista, che comunque mi dispiace per Paul, perché è normale che mi dispiaccia, ma
come fai a dire di più su questa vicenda qui? Oltre a dire questo, tu che cosa puoi dire di più? Non puoi dire niente di più. Perché Pogba non è che l'hanno fermato, immobilizzato e gli hanno somministrato il testosterone. Pogba è un ragazzo di 30 anni che ha assunto un medicinale, che non si sa che medicinale sia, neanche italiano, neanche del nostro paese, un medicinale fuori proprio dall'Italia, dato da un soggetto che neanche conosciamo, che non si sa chi sia, che fa nella vita. Cioè, così. Questo non è un comportamento professionale per una persona, non è un comportamento normale neanche. Perché se tu solo pensassi al fatto che comunque è un medicinale che proviene da fuori dall'Italia, non sai che cosa contiene, non sai che cos'è, non sai se è permesso qui, non hai avvisato nessuno, cioè noi cosa dobbiamo fare adesso praticamente? Mi spiace, ma Pogba probabilmente verrà rescisso, cioè sarà mandato via dalla Juventus. A meno che la squalifica non sia veramente breve, se la squalifica sarà breve, e breve intendo fino a fine stagione, uno potrebbe anche pensare all'idea di tenerlo anche per l'anno prossimo, ma al minimo sindacale, quindi non stai spendendo soldi, non stai pagando a Pogba l'ingaggio pieno, da questo punto di vista. Non stai pagando letteralmente nulla, non stai a fare letteralmente nulla. Quindi potresti anche te dire, vabbè, la squalifica fino a fine stagione, poi da luglio ritorna attivo, ma non è così, perché quando ci sono casi del genere con doping e cose varie, si parla di varie stagioni, si parla di una squalifica lunga, non si parla di una squalifica da. Io non sto dicendo nulla, ripeto, non dico nulla, non ho intenzione di dire nulla di male e di nulla. Però. Cioè, io sinceramente da Paul non me l'aspettavo, mi dispiace, non me l'aspettavo proprio per quello che lui ha rappresentato e per quello che lui rappresenta, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, non mi aspettavo che potesse essere così poco. Cioè, mi aspettavo che fosse una persona con la testa sulle spalle. Ti dico la verità, arrivato a quest'età mi aspettavo che fosse una persona con la testa sulle spalle. E invece mi devo trovare a. Cioè, devo vedere che un ragazzo di 30 anni si fa fregare come un ragazzino di 12. Mi spiace, ma per me non è perdonabile, ragazzi. Mi spiace. Non è perdonabile. No. Non posso bloccare nulla. Nessun tipo di atteggiamento, nessun tipo di parola, nessun tipo di situazione. Io trovo che sia veramente impressionante il modo in cui questo ragazzo abbia gettato via tutto. Cioè, questo è un giocatore. Io ci penso certe volte, perché non è che io non ci pensi, io ci penso. Questo è un giocatore che, nonostante siano passati anni, tendenzialmente è ancora giovane. Cioè, Pogba è un giocatore di 30 anni che nel futuro, nel ruolo che fa, può arrivare anche a giocare ancora 6-7 stagioni ad alti livelli, no? Quanti centrocampisti ci sono? Quindi non è che, ad esempio, fa l'attaccante dove tu verso i 33-34 cominci a calare. I centrocampisti di solito rimangono su livelli più alti, no? Se io penso, lui ha sprecato tutta la sua vita, tutta la sua carriera a giocare in un club che non lo ha mai valorizzato, ha cominciato ad avere conoscenze sbagliate, ha cominciato a fare delle scelte sbagliate, si arriva qua. Perché io lo ribadisco sempre, lo dico sempre, Pogba, l'errore principale è stato andare via. Cioè, lui non doveva. Perché Pogba, se Pogba ha gettato via tutto il talento che aveva. Questo è un ragazzo, Pogba come centrocampista. Io ancora oggi non vedo uno nel mondo del calcio attuale che faccia il centrocampista all'altezza del vecchio Pogba. Non ne vedo uno, tranne i soliti grandissimi che ci sono, che sono grandissimi, che sono 2-3 al mondo, quindi quelli che conoscete tutti, voglio dire, sapete bene di chi parlo, ma togli quelli, non vedo nessuno che possa essere all'altezza di Pogba, anche in futuro, del primo Pogba. Quindi ti faccio capire che tipo di ragionamento ti faccio io su sto ragazzo e che tipo di attaccamento, che tipo di testa. È incredibile il modo in cui lui abbia gettato via tutto. Questo ha gettato via anche l'ultima opportunità che c'aveva di poter diventare come prima, perché diciamoci la verità, non è come prima, non è mai stato come prima.
Ma lui ha gettato via anche l'ultima opportunità che aveva per diventare veramente quello che era, ed è una cosa incredibile sotto tutti i punti di vista. Folle. Folle sotto tutti i punti di vista. E la domanda che ti faccio io a sto ragazzo, sai qual è? Ma tu quando fai sta roba? Quando fai queste cose? Perché qui non è una scelta, dice, beh, questa è una scelta delicata, questa è una scelta gravissima che si è fatta, ragazzi, perché qui non si sta parlando di una cosa, beh, dice, questo poveraccio è andato in un locale, si è dimostrato che questo ragazzo non ha assunto nessun farmaco, probabilmente gliel'hanno messo, che ne so, faccio un esempio stupido, no? L'esempio più stupido che mi è venuto in mente. Per me è inaudito, raga, per me è proprio totalmente inaudito sotto tutti i punti di vista. Cioè, non riesco neanche manco a metabolizzare bene le situazioni quali sono. Perché non trovo che, cioè, trovo che sia proprio un grandissimo problema sotto tutti i punti di vista. Il non capire quando si sbaglia. Perché è palese che non si capisca quando si sbaglia. È palese. Cioè, qui è reiterare, è una cosa continua, capito qual è il discorso? Non è il primo errore che Paul fa. Non è la prima volta che lui fa un errore in generale che va poi a mettere in disastro, va a creare problemi agli altri. Mi spiace, ragazzi, ma è un ragionamento che non ha senso e per quanto mi riguarda è un ragionamento che a me dà molto fastidio. Io sono rimasto malissimo con Paul, veramente, ma proprio male, male, male. Ma della serie proprio che avrei. Cioè, non avrei mai pensato che lui, dall'alto della sua, avesse poi. Cioè, non avrei mai pensato che lui poi avrebbe fatto queste scelte in realtà. Che sono delle scelte che lui ha fatto, ripeto e ribadisco perché le cose vanno ribadite poi, ha fatto con cognizione, che non è che le ha fatte perché, ripeto, ah, poveraccio, no, perché non è che lui è costretto a prendere quel farmaco, non è che quel farmaco. A prescindere che farmaco fosse, tu dovevi avere l'obbligo di andare a capire che farmaco fosse, cosa contenesse, perché tu sai che ci può stare il problema dell'antidoto, ci può stare il problema, ci può essere un problema. Io so che lui non l'ha fatto apposta, io so che non è che lui sapeva e l'ha fatto, io so che lui non l'ha fatto apposta, ma la storiella del farmaco inconsapevole, mi spiace, non regge, tu dovevi chiamare, dovevi chiamare. Te dovevi mettere, dovevi dire, guarda, ho preso sto farmaco. Che cosa contiene? Che cosa c'è all'interno? Lo posso prendere? Niente, lui non ha detto niente a nessuno, quindi purtroppo, si va incontro a queste situazioni qui che a mio avviso sono veramente fuori dal normale. Perché non possono essere situazioni normali quando ti trovi in questa cosa, in questi contesti così. Non possono mai essere situazioni normali, cioè come fai a giustificare tutto questo? Come fai a reggere tutto questo? Ad avere una forza per dire no, povero Paul, aspettiamo Pogba. Cioè io non me la sento. Non me la sento perché il posto di Pogba potrebbe essere preso da un centrocampista che ha voglia di giocare. Perché si è capito che lui non ha voglia di giocare, punto. Mi spiace, io non so che altro dirti, sinceramente. Cioè, no, mi sento in difficoltà, mi credete, è una delle pochissime volte all'interno di tutto il mio che io mi sento in difficoltà nel parlare di un argomento, perché è un argomento talmente delicato, talmente difficile e talmente sensibile che io non so come affrontarlo. Allora ne parlo senza schema. Capite qual è il discorso? Allora, per me non può essere tollerato sotto nessun punto di vista. Poi ognuno ha la sua opinione, ci mancherebbe altro, però mi dispiace. A me dispiace tanto, cioè voi non potete immaginare, mi dispiace tanto.